Durante COD Championship 2014, Activision ha svelato il secondo dei 4 DLC previsti per Call of Duty Ghost. In termini contenutistici, Devastation rimane allineato con quanto visto in Onslaught. 4 mappe, una nuova arma e una nuova sezione per la modalità Extinction. Come dicevamo, Devastation contiene al suo interno le solite 4 mappe in puro stile Call of Duty, ricche di angoli ciechi con numerose vie di accesso alle aree calde e un'immobilità piuttosto marcata nelle ambientazioni, quasi estranee alle battaglie che prendono vita nelle diverse location. Questa volta però Infinity Ward ha tentato di movimentare il tutto, inserendo diversi elementi di contorno, soprattutto in Ruin, senza ombra di dubbio la mappa migliore del pacchetto. Ruin si dipana su più livelli di gioco, permettendo ai giocatori di eseguire assalti dall'alto agli ignari nemici sottostanti, ma anche di tendere imboscate nei numerosissimi sali e scendi presenti nella mappa. Un vulcano sullo sfondo arricchirà l'azione di gioco eruttando e sparando palle di fuoco sui malcapitati, mentre la possibilità di diventare un predator grazie al completamento dei Field Orders dona indubbiamente maggior varietà al gameplay. Come per Michael Myers in Onslaught, anche in Devastation tornano quindi le celebrities dei film, questa volta permettendoci di entrare nei panni di uno degli alieni più tosti visti al cinema negli anni 90. Ricevete la cassa apposita e il vostro soldato acquisirà una resistenza superiore al normale, velocità extra e lame da polso in grado di fare a pezzi qualunque essere umano si intrometta. Le feature però non finiscono qui, grazie alla possibilità di diventare invisibili e la presenza del cannone da spalla, una sorta di lanciagranata a ricerca che vi renderà il giocatore più pericoloso sul campo. Non dovessero bastarvi questi giocattolini, il Predator avrà anche un visore termico integrato nel casco e una bomba nucleare posta sull'avambraccio, che in caso di morte detonerà in maniera automatica portando all'inferno tutti i nemici nelle vicinanze. Una scelta quella di inserire Predator che ci trova finalmente favorevoli, una trovata divertente e capace di aggiungere indubbiamente quel valore da sempre mancato e DLC di COD. Il bilanciamento ad ogni modo è inesistente. Ad affiancare Ruin arrivano Behemoth, una mappa molto più elementare ambientata su un'enorme scavatrice ma dai corridoi molto stretti che vi porteranno quasi sempre in close combat. Collision, location splendida in termini estetici con una nave incagliata su di un ponte e la possibilità, sempre attraverso Field Orders, di comandare un bombardiere a 10. Ultima, ma non per importanza, troviamo Nerfen. Questa mappa rappresenta una delle più classiche location viste negli FPS e ricorda in maniera forse sin troppo marcata release precedenti, riuscendo comunque ad introdurre qualche twist nella giocabilità grazie alla possibilità di utilizzare un'arma speciale o evocare gli alieni di Extinction per dare filo da torcere ai nemici. Peccato veramente per i tantissimi spot per il camping, che rendono la mappa un vero e proprio tiro al bersaglio, annullandone così le qualità positive. Extinction, come al solito, dimostra di essere la modalità meglio riuscita di questo Call of Duty Ghost e anche Mayday, la nuovissima location per l'avventura, non è da meno. Questa volta i nostri 4 protagonisti riceveranno un messaggio di soccorso da una nave ormai alla deriva e una volta saliti a bordo si troveranno a dover affrontare nuovamente tutti i nostri amici extraterrestri. L'azione si svolge principalmente al chiuso questa volta, partendo dal boccaporto della nave fino a raggiungere il ponte superiore dove ad aspettarci troveremo niente meno che un leviatano dalla dimensione abnorme. Prima di raggiungere la vetta dell'imbarcazione, tuttavia, dovremo superare numerose ondate aliene, duellare contro nuovissime specie in grado di sputare acido e corrodere i pavimenti e mostri tentacolari, oltre che ovviamente a tutti i vecchi e cari nemici visti in precedenza. La trivella questa volta non solo distruggerà i nidi sparsi per la nave, ma sarà indispensabile per aprire speciali portelloni sigillati, dietro cui si celano istruzioni per la creazione di armi offensive devastanti, ricompense in denaro e altre piccole chicche che non vogliamo svelarvi in questa serie. Completa il pacchetto Reaper, la nuova arma a doppio uso inserita con Devastation. Particolarità di questa mitraglietta è la possibilità di mutare in tempo reale il metodo di utilizzo, modificando la lunghezza della canna e passando da semplice SMG ad un classico fucile d'assalto. La doppia utilità della bocca da fuoco la rende assolutamente una delle armi più temibili dell'intero gioco e l'unico malus consiste nell'impossibilità di montare ottiche particolari, vista la presenza di un mirino trasparente preinstallato. Ottima la precisione, il danno e anche il ratio di fuoco, per uno dei fucili più devastanti visti su Call of Duty Ghost quest'anno.